Purtroppo i numeri non sono confortanti, soprattutto negli ultimi 15 giorni. Purtroppo stiamo assistendo, anche oggi il bollettino non è confortante, un incremento del numero di ricoveri nell'area Covid e con il galleggiamento anche dei casi che sono in terapia intensiva che rimangono ancora piuttosto elevati. Quindi ribadiamo tutti l'importanza ovviamente di osservare quelle che sono le uniche norme che al momento ci permettono la protezione contro la circolazione del virus, in attesa che il vaccino possa dare i suoi effetti. È questo l'appello della dottora Raffaele Scala, direttore del reparto di pneumologia dell'ospedale San Donato, un appello che arriva nei giorni in cui nel territorio aretino si è registrato un incremento del numero dei contagi. 41 infatti i nuovi casi nella giornata di ieri a fronte di 351 tamponi effettuati, il doppio invece il numero dei contagi nella giornata di mercoledì 6 gennaio con quasi 1000 tamponi eseguiti. E nonostante le norme restrittive sicuramente c'è stata una circolazione negli ambienti diciamo intrafamiliari, tra amici, quindi che giustifica purtroppo che alla base di questa ripresa della stessa ondata, che possiamo parlare sempre di seconda ondata, e quindi sicuramente c'è da capire che sono momenti particolari dal punto di vista della vita familiare e sociale, ma la priorità ovviamente è la salute, quindi non possiamo assolutamente abbassare, non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Giornate dunque ancora dure nella bolla Covid dell'ospedale San Donato, che adesso potrà contare anche su un nuovo strumento, un ventilatore polmonare portatile non invasivo donato da 3 aziende del territorio aretino. L'obiettivo era aiutare, fare un qualcosa sul settore sanitario e aiutare, in questo caso abbiamo scelto il reparto di pneumologia dell'ospedale San Donato. Questo perché abbiamo un'amicizia che lavora il dottor Maccari e quindi siamo venuti a conoscenza delle difficoltà in maniera diretta che il reparto di pneumologia sta purtroppo vivendo in questo difficile momento. Si tratta di uno strumento strategico anche per la cura dei pazienti non Covid. Aiuta tutti i malati affetti da malattie respiratorie croniche che si riacutizzano e che soffrono di fame d'aria. Si tratta di una sensazione drammatica, questi ventilatori consentono a queste persone sfortunate di vivere all'interno delle proprie famiglie, all'interno delle proprie situazioni domestiche, anche condizioni di grave fatica respiratoria, grave sintomatologia respiratoria. La terapia respiratoria ha fatto un balzo in avanti importante nel giro degli ultimi 20 anni e Arezzo può contare su una struttura di pneumologia diretta dal gruppo dell'Aldo Toscala e tutto il gruppo dei professionisti che in pneumologia lavorano, veramente importante e straordinario.